piogge torrenziali ieri avevano letteralmente sommerso le zone del Basso Lazio con l'acqua che in diversi punti ha raggiunto il livello di 1,5 metri. Una piena che ha travolto Concetta Gigliano, 82 anni, che con il marito aveva tentato invano di mettersi al riparo. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, la coppia si trovava davanti al cancello di casa e stava cercando di salire in auto. Un'improvvisa ondata li ha colpiti e ha travolto la donna, il cui corpo è stato ritrovato nel vigneto di casa, mentre il marito si è salvato rimanendo incastrato tra l'auto ed un albero. Nella zona la situazione resta tuttora difficile. Un allagamento proprio, ci stavano mezzo metro d'acqua, tutto allagato. Praticamente qui l'acqua che veniva da questo terreno, ma era una cosa impossibile, non si poteva passare neanche con la macchina praticamente, era impossibile camminare anche a piedi qua. È arrivata una massa d'acqua incredibile, non c'è stato il tempo di fare nulla, proprio una marea d'acqua che non finiva mai. Nel giro di pochi secondi si è subito alzato il... Cioè non ha dato il tempo di... non ha dato il tempo necessario di poter alzare le cose. Notte di paura anche a Venezia per l'alta marea. L'acqua nella laguna ha raggiunto 140 centimetri sul livello medio del mare, con l'allagamento del 60% della città. Situazione ancora peggiore a Chioggia, dove è stato allagato anche il centro storico. Anche se la perturbazione è passata, il mare rimane gonfio sotto la spinta dello Scirocco e sull'alto Adriatico la bora rallenta il deflusso dell'acqua. Scantinati allagati e difficoltà di circolazione anche nel Salento a causa delle forti piogge, tanto che una coppia di coniugi è rimasta bloccata all'interno della propria auto in un sottopassaggio e poi tratta in salvo.